Il nostro pensiero è fondamentalmente linguaggio, e il nostro linguaggio è pensiero. Allora, fino adesso abbiamo usato parole complicate. Se andiamo a vedere la maggior parte dei telegiornali o a leggere i giornali, le parole fondamentali di oggi sono debito pubblico, spread, virtual sopra le proprie possibilità, la difficoltà di lavoro, disoccupazione, crediti di qua, debiti di là, insomma, è il linguaggio economicista. Quando noi entriamo a usare il linguaggio economicista, siamo entrati in un campo di gioco che è quello dei fiori neri. Comunque lo usiamo, siamo fregati. Stiamo usando le parole del nostro nemico, che non è una persona, non sono le persone, sono proprio delle strutture mentali. Più, basta, di questo non si deve più parlare. Non mi coinvolgerò in una discussione sullo spread, perché tutto ciò che mi porta a parlare dello spread sono dei presupposti totalmente sbagliati. Se io mi metto a parlare quello, vuol dire che sottoscrivo i presupposti. I presupposti sono molto facili da capire. I ricchi che dominano sui più poveri, sempre più poveri, i forti che dominano sui più deboli, i più grandi sui più piccoli. Cioè, in pratica, l'opposto del Vangelo. Il Vangelo dice aiutate i poveri, aiutate i carcerati, cioè aiutate i deboli, i fragili. No, i fragili per questo modello devono scomparire. Basta. Deve rimanere un po' di gente che sia in grado di lavorare, perché loro devono avere dei beni di consumo e quindi qualche, sempre di meno, perché poi si sostituiscono con le macchine. Quindi è un modello terrificante. Allora, adesso cominciamo a usare il nuovo linguaggio. Eccolo qua. Vediamo se voi lo capite. È un linguaggio popolare. Vediamo se lo capite. Vi è chiara la distinzione tra i due? Due domande. Primo, vi rendete conto quando siete di buon umore? Lo distinguete da quando siete di cattivo umore? Tutti? C'è qualcuno che ha confusione su questo? Allora, se voi entrate in un ristorante e c'è una cameriera o un cameriere di cattivo umore, vi tratta male o bene? Avete dei dubbi? Male, male. Se andate da un medico e di cattivo umore, come vi tratta? Se andate da un commercialista, male. Da chiunque andate, se è di cattivo umore, vi tratta male. È giusto? Se una persona è di buon umore, come vi tratta? Bene. Siccome gli altri fanno tutti così, voi fate eccezione? Oppure siete come gli altri? Quando siete di cattivo umore e incontrate qualcuno, come lo trattate? Male. Quando siete di buon umore? Allora, questo è il 90% della psicologia che dovete capire. L'avete già capita? Sì, basta, potremmo fermarci qua. Non c'è mica molto altro. Allora, i fiori del male producono questo, i fiori del bene producono questo, i fiori delle tenebre sono questo. Vediamo di fare ancora un altro passaggio, qualcun altro. Quando vi sentite trattati male, sentite che hanno fatto questo giustamente o ingiustamente? È ingiusto. Ah, allora è giusto. Trattare male è ingiusto.
E se qualcuno vi tratta bene, trovate che ha compiuto un atto di ingiustizia o ha fatto una cosa giusta? Giusto. C'è un accordo assoluto o ci sono... No. Ok. Vediamola così. Se entrate in un qualunque negozio e vedete una commessa trattata male da un cliente, molto male, come sta lì. Questa scena che vedete è una bella scena? No. Se vedete in qualunque situazione uno che è in posizione di debolezza, che viene trattato male da qualcun altro che è in posizione di... è brutto da vedere. Quindi potremmo dire che l'ingiustizia produce bruttezza. E quando vedete invece una persona che tratta molto bene un'altra, ci vedete della bruttezza o della bellezza? Bellezza. Beh, abbiamo già individuato che la via della giustizia passa attraverso il buon umore, e quella dell'ingiustizia passa attraverso il cattivo umore. Il trattare, quindi, il buon umore che porta al trattare bene, il cattivo umore che porta al trattare male. E che quindi potete immaginare due mondi diversi, uno in cui le persone sono di cattivo umore, si trattano male, sono ingiuste le une con le altre, e questo è un mondo brutto. Dall'altro, un mondo in cui le persone sono di buon umore, sono allegre, si trattano bene, creano un mondo giusto e questo mondo a vedersi è bello. Ora, messa così, c'è qualcuno che potrebbe dire io voglio vivere qui? Difficile trovarlo, eh? Vorrebbero tutti vivere qua. Ma c'è un altro modo ancora di considerarlo. Ciò che è secondo natura, cioè quali sono le forze, se guardiamo qualunque cosa che venga da natura, un albero, una montagna, una foresta, un fiume, una pianura, una valle, di solito che effetto vi fa di bellezza il cielo stellato? Quindi, se dovessimo mettere la natura, la mettete qua o qua? Qua. Quindi ciò a che fare con la natura. Infatti, preferite avere una casa in un centro abitato, Spinaceto, per esempio. Spinaceto è una bellissima... Centro di Spinaceto, state lì, no? Siete nati lì, volete vivere lì? No. Oppure volete andare... sono in mezzo a una campagna ridente. Quindi questa roba qui non è naturale. Qui è artificiale sta roba, cioè è fatto dall'uomo. Non sarebbe più giusto mettere natura al centro tra i due? Sì. È tutto naturale, anche la bruttezza che l'uomo crea è naturale, è prodotta dalla natura, cioè non è che sia fuori dalla natura. Cioè la natura così come è, nella specie nostra, prevede la bruttezza. Perché avete presente qualche spettacolo naturale in sé brutto? Non sto parlando di piacevolezza, sto parlando di bellezza. Cioè avete mai visto una valanga? Che è brutta a vedersi. Certo, se gli uomini ci costruiscono una casa sotto, la buttano via. Ma se lasciamo in pace certe zone del mondo che non sono adatte a viverci, pure un terremoto. Certo, il terremoto fa parte della... Ma potrebbe esistere la natura senza i terremoti? No. Ci sarebbe la crosta terrestre? No. Allora, noi siamo noi che giudichiamo
ingiusto qualcosa che... Cioè, il termine giusto per la natura non ha mica senso. Cioè, per te come essere umano singolo, certo, puoi dire, è ingiusto, come no? Cazzo, mi deve venire, vado sotto le cime da Varedo, mi passa un sasso, mi trapassa la testa, rimango paralizzato. Che bella natura, odio la natura. Oh. C'era una infermiera in un ospedale, era grassa così, alta così, tutta piena di problemi, camminava tutta storta. Ed era un po' di cattivo umore anche perché, frequentando membri della sua specie, perché avesse frequentato dei topi o dei, dei cercopitechi, per lei essere in modo o nell'altro sarebbe stata la stessa cosa. Ma invece frequentava i suoi consimili, che è un gran problema, eh? E quindi la prendevano in giro. Un fine settimana sta ragazza, questa donna, va in campagna e viene commossa dalla bellezza di un bosco, di una valle, di un fiume. Allora torna a scuola e un bidello la vede tutta così contenta e dice: «Che ti è successo?» Dice: «Ah, sono stata in campagna. È così bella la campagna, è così armoniosa, la natura mi piace tanto». E l'altro gli dice: «Ma come? Con quello che t'ha combinato?» Ti piace la natura? Ma te vedi come sei combinato? Ecco, questo è tipicamente umano. Nessun vivente riesce a fare quello. Perché nell'essere umano, diciamo così, l'evoluzione ha prodotto la nascita della coscienza, del linguaggio della coscienza. E la coscienza e il linguaggio ci danno un grado di libertà che negli animali non c'è. Per cui non ci sarà nessun cavallo, nessun cane, nessun topo che riuscirà a dire una frase altrettanto odiosa. Al massimo te mordono, ma sono anche prevedibili. Ok? Va bene. Fin qui ci siamo? Allora vedete, la natura, certo che noi siamo frutto della natura, dentro la natura si è creata questa nuova cosa che è la coscienza, questa coscienza può valutare bello o brutto una cosa che... Ma in linea di massima le persone preferiscono stare in un luogo naturale piuttosto che in un luogo artificiale brutto, come spesso accade. Ma non tutti. Perché gli uomini si abituano anche alle peggiori bruttezze, quindi tu vai a chiedere a una persona preferisci stare in una campagna meravigliosa o in una città puzzolente, ti dico la città. Come del resto si dicono, vuoi mangiare un cibo buono, sano, o un cibo velenoso, te mangi il cibo velenoso, perché sono condizionati così.